che succede? Benissimo, ora arriva il terzo gol. Rudy sta andando incontro alle nostre punte. Non avevo previsto che cambiasse posizione. Quei tre sono veramente diabolici. Che fa? Arrivo! Non si riesce a vedere chi ha la palla. Ecco il terzo gol! No! Ora ci penso io! È riuscito a pararlo. E Rudy ce l'ha fatta a vedere chi dei tre aveva la palla. Ma come ci è riuscito? Bravo, Rudy. Bella parata. Ma come diavolo hai fatto, Rudy? Accidenti, ma ti ho fatto male. Rudy, che ti succede? Rudy, che ti sei fatto? Ci sono riuscito. Finalmente sono riuscito a vedere chi dei tre aveva la palla, ragazzi. Oh. Saltando alla stessa altezza dei tre, ho visto chi di loro aveva la palla. Dal basso non era possibile vederlo. Avevo ragione io. Per eseguire il loro tiro, i magnifici tre aspettano che ci sia un solo giocatore fermo davanti al portiere. Smettila di fare il saputello. Con i tuoi suggerimenti non abbiamo risolto niente. Se Rudy non avesse affrontato i magnifici tre, ci avrebbero già segnato il terzo gol. Io non voglio prendermi nessun merito. Comunque, non potete negare che quello che io ho detto ieri sera sul tiro supersonico è stato confermato dai fatti. Eh? Che c'è, Rudy? Ti fa molto male? No, va tutto bene. Ehi, ragazzo, puoi continuare a giocare? Sì, sto bene adesso. Avanti, ragazzi! Forza, riprendete le vostre posizioni. Va bene! Nonostante l'intervento di Rudy, la number one è riuscita a mettere in pratica il tiro supersonico. Ma vediamo il nostro numero 10 ancora a terra dolente. Coraggio, Rudy. Rialzati. Devo farlo per Wendy. Averti spaventata. Mm-hmm. Mi chiamo Rudy e sono arrivata oggi in questa città. Ti dispiacerebbe rimandarmi il pallone, per favore? Sì, certo. Prendi. Ok. Grazie. Che peccato, è andato via. Mi sembra simpatico. Devo riuscire a conoscerlo. Oh, no! Tieni. Sono venuta a dirti in bocca al lupo per la partita di oggi. Grazie. Non potrei fare certo il tipo per me davanti a tutti. Ti sbagli, io ti farò per te. Cosa? Tu mi sei molto simpatico, ma Lenny è mio fratello, quindi ti farò per tutti e due. Però ho paura che invece ti farò più forte per te, Rudy. Wow, non posso crederci! Prendi questo. È un portafortuna, ti aiuterà oggi. Oh, grazie. L'hai fatto tu per me. Buona fortuna da Wendy. Finalmente Rudy è riuscito a rialzarsi!
Sono contento, Rudy. Davvero. Ascoltate, anche se sono riusciti a neutralizzare il tiro supersonico, non dovete scoraggiarvi. Adesso sappiamo come evitare l'intervento di Rudy. Andate all'attacco, avanti. Ok! È tua, Billy, prendila! Va bene! Sam! Del passaggio! Prendi, Steve! Ok! Sam! Una bella serie di passaggi tra Sam e Steve O'Connor! E adesso scatta in avanti, Steve! Va bene! Marcate il numero 11, non vedete che è libero! Sam passa la palla a Ricky, che la stoppa e avanza! Ottimo lavoro, fratellini! Adesso tocca a me! È inutile, non riuscirete mai a battermi. Che presuntuoso. Fate attenzione, la King ha cambiato tattica di gioco. Marcate da vicino Ricky Turner. Ricky! Arrivo, Lenny! Vi avevo detto di marcare Ricky Turner, perché lo avete lasciato libero di tirare? Andate avanti! La number one è passata al contrattacco. Il pallone viene portato avanti da Becker, che evita numerosi avversari. Ah! No, dobbiamo fermarli. Il trio formato da Becker, Johnson e Lawson è di nuovo pronto per un attacco sorpresa. Devo fare qualcosa. Ce l'ho fatta! Il nostro team di Cole è riuscito a togliere il pallone a Johnson. Forza, team, corri, metticela tutta, forza! Dai, Sam, prendila! Steve, ok. I gemelli O'Connor avanzano di nuovo in tandem. È mia! Ricky, passa a me! Rudy è libero, non è marcato. Rudy! Ricky trova un varco e passa a Rudy, che in questo momento è libero. Dai, Rudy, tira al volo! Tiro fortissimo, ma lo prenderò. Ci penso io, Lenny. Togliti di mezzo, Peter. La deviata. Ci è mancato poco che facesse autogol. Rimessa in gioco della King, che sta per essere effettuata da Sam O'Connor. Siamo al 30° minuto della ripresa e il punteggio è di 2-0 per la number one. Ricky! Prendi questo, Lenny! Oh, la parata! Pensavi di riuscire a segnare con un tiro così debole. Prendi, Ray! Lasciami in pace, mostriciattolo quattro occhi! Non sai giocare, è inutile che te la prendi con gli altri. Sei un vigliacco, ecco quello che sei, Ian Becker. Che cosa hai detto? Prendi questo! Ah! Hai ragione, Leonard, è solo un vigliacco. King, King, vincerà! Però dopo tante fatiche si meriterebbero di segnare almeno un gol. Non so se ce la faranno, manca pochissimo alla fine della partita. Davvero? Purtroppo è così, mamma. Mancano 5 minuti. A questo punto non credo che sarà possibile una rimonta. Comunque stanno giocando veramente bene.
Steve! Fermiamoli! Ok! Non ci sta marcando nessuno adesso! Possiamo procedere nell'attacco! È arrivato il momento di rifare il nostro tiro supersonico! Oh, accidenti, non li sta marcando nessuno! Stavolta riusciranno sicuramente a fare il terzo gol! Riuscirò a parare! Stavolta ce la farò! Ce la devo fare! Sopra la traversa riuscirò a vedere chi dei tre ha la palla. Stavolta segnerò io. Baddi è riuscito a prendere il micidiale tiro supersonico, arma segreta della Number One. Evviva! Ancora non riesco a crederci. Nessuno era riuscito a parare questo tiro, semplicemente incredibile. Sono così felice che mi viene da piangere. Viva! Viva il capitano! Viva la Bravo, la Number One non riuscirà più a segnare, ma dovremmo farlo noi. Sì! Buddy è veramente bravo. Ehi, Rudy, prendila! Eccomi! Ah! È inutile, non ce la farete mai a segnare finché ci sarà Lenny Newman in porta. Avanti! Vai! Lenny Newman, dopo aver parato il tiro di Ricky, rimanda la palla facendola volare oltre la metà campo. Succede, Sam, si è fatto male. Questo non ci vuole. Che è successo? Ti sei ferito? Ce la fai ad alzarti? Dai, prova a tirarti su. Allora come va, ragazzi? Si è fatto molto male? Ma non lo Sam, so. Sam, ce la fai a continuare la partita? Scusate, ma credo di non farcela. Non ne sono certo, naturalmente, ma credo che abbia una distorsione alla caviglia. Oh, no. Non c'è tempo da perdere. Dobbiamo provvedere subito alla sostituzione. Al posto di Sam O'Connor, numero 9, entrerà Butch Brown, numero 12. Cosa? Entrerò io? Butch, conto su di te. Ma non lo so fare. Ancora un problema per la King. Quando mancano pochi minuti alla fine è dovuto uscire un elemento valido come Sam O'Connor. Sarà sostituito da Butch Brown, giocatore non molto tecnico. Dai, Butch, il tempo sta per scadere. Ascolta, Baccio, devi fare la rimessa in campo. Ricorda quello che ti ho detto in allenamento. Io? Sì, e con tutta la forza che hai, mi raccomando. La rimessa in gioco sta per essere effettuata dal nuovo entrato Baccio Brown. Le sue rimesse sono famose. Riesce ad arrivare al centro dell'area. L'arbitro guarda l'orologio. Il tempo sta per scadere.
Accidenti, dobbiamo riuscire a segnare almeno un gol. Ma non ce la faremo mai, abbiamo soltanto pochi secondi. Finché l'arbitro non fischia la partita non è finita. E fino ad allora dovremo lottare per segnare almeno una rete. Restiamo calmi e non lasciamoci prendere dal nervosismo. Vuoi deciderti a lanciare quella palla, Butch? Che cosa aspetti? Dai, Butch, sei in gamba, puoi farcela. Arretrate, ragazzi, le rimesse di Butch sono molto lunghe. Vai, Butch, lo sai come devi tirare. Nessuno ha più forza di me. Vai, Rudy, prendila tu! Hai fatto un lancio stupendo, bravo, Butch! Non riuscirà ad entrare, la parerò! Dai! La prenderò! Bravo, Lenny! No, non è possibile! Newman, con una grande acrobazia, respinge il tiro di Rudy, che sembrava già entrato in porta! Se faccio gol lo dedico a te, Sam! Ah! Ah! L'ha respinto di nuovo. Mi dispiace per te, Rudy. Ci proverò fino all'ultimo. Cosa? Sto facendo una rovesciata. Stavolta non sbaglierò. Ah! Oh. Finalmente siamo riusciti a segnare un gol! Evviva! Forza, King! Bravo! Evviva! Forza, Rudy! Sono emozionata! Che figlio che abbiamo, eh? Rudy, sei tutti noi! Forza, King! Vorrei tanto urlare anch'io. Bravo, Rudy. Ma tu sai che non sto pensando. Ce l'ho fatta, Lenny. Te lo sei meritato. Sei un campione. Non sono una palla di lardo e ve lo dimostrerò! Bel colpo, Butch! Bravo! Il tempo sta per scadere, tutti all'attacco! In questi ultimi secondi di gioco la King cerca disperatamente di pareggiare e parte compatta all'attacco! Recuperate le vostre posizioni! Vai, Rudy, è tuo! Mettecela tutta! Vado! Coraggio, Rudy, dai! Devi pareggiare! Anche Buddy è nell'area della number one! Buddy! Se riuscirò a segnare andremo ai supplementari. Stavolta non passerai. Forza! Forza! Per favore, entra. Mi dispiace, Rudy, la parerò. No. Non ce l'ha fatta. Andiamo, Buddy! Ce l'abbiamo fatta!
Non piangere, Rudy, è come se avessimo vinto. Abbiamo fatto una partita bellissima, soprattutto tu. Siamo andati ad un passo dal pareggio. Con la number one non è poco. Andrà meglio la prossima volta. E così il campionato è finito con la vittoria della number one. Certo, i nostri amici della King all'inizio sono rimasti un po' delusi, ma poi hanno ritrovato il loro solito entusiasmo e hanno ripreso gli allenamenti per il prossimo campionato con la grinta di sempre. D'altronde, ragazzi, nella vita non si può sempre vincere. L'importante è impegnarsi seriamente, dare il meglio di se stessi, mettercela tutta per raggiungere quello che si vuole. E questo sicuramente i nostri amici l'hanno fatto e continueranno a farlo. E ora, ragazzi, è arrivato il momento dei saluti, ma è soltanto un arrivederci. Speriamo di ritrovarci presto per vivere di nuovo insieme il prossimo campionato. Intanto auguriamo alla King un futuro pieno di successi. Ciao a tutti!